Bentornati a questo appuntamento con MMA Talks Podcast, con Alessandro, Luca e Giovanni. Salve a tutti. Ecco, per questa puntata abbiamo subito con noi, come ospite, Alex Dandi. Bentornato, ciao. Alex. Grazie, ciao a tutti. Allora, parliamo un attimo di questo evento che avete organizzato lo scorso fine settimana a Cesena. Molto volentieri. Ci siamo prima di tutto divertiti, perché quello sì. Non nascondo che dietro l'organizzazione di ogni evento c'è tanto divertimento dopo tanto lavoro, perché il peggio è il prima, organizzare un po' tutto. Poi quando arriva il momento dell'evento, effettivamente anche per chi ci lavora ci si diverte. Io devo dire che la vivo molto come una cosa di squadra, con tutto quello che è lo staff, no? Che abbiamo formato con gli eventi Venator, gli eventi partner. Quindi il fatto di stare insieme con arbitri, giudici, medici, catmen, sicurezza, piuttosto che personale che gestisce gli atleti o anche chi fa le pulizie della gabbia, banalmente, è divertente perché abbiamo messo a punto una macchina organizzativa che in quel momento riusciamo a far funzionare. E quella è la vera soddisfazione. Poi ovviamente ci sono... c'è lo spettacolo, quello che è importante, e i match, devo dire, da matchmaker sono molto soddisfatto, perché l'obiettivo è sempre quello di far divertire il pubblico e di dare spettacolo, e i match sono stati spettacolari, insomma. Tu poi, Alessandro, li hai visti? Posso confermare, quindi, a parte, diciamo, c'è stata una decision in tutta la card. Sì, nella card pro, sì. Come sai, io non seguo i diritti, però ho guardato i match, alcune cose interessanti, altre un po' meno, e qualche momento buono anche per i dilettanti si è visto. Ad esempio, abbiamo visto un German suplex tra i dilettanti, che è una cosa eseguita tra l'altro molto bene, e però abbiamo anche visto qualche controversia, qualche sbracciata di troppo, ma questo è normale nel mondo dilettanti. Senti, invece, per quello che riguarda i pro, diciamo bene ma non benissimo per i nostri portacolori in questa uscita. Ah, molto male, perché come in event e main event sono stati piuttosto rapidi, finiti entrambi al primo round e entrambi per submission. C'è da dire, a discolpa dei nostri, che avevano davanti veramente degli atleti di alto livello. E adesso rubo le parole di John Cavan, no? O si vince o si impara. E in questo caso non soltanto Ciro Ruotolo e Alessandro Ruotolo ha parato, ma abbiamo imparato un po' tutti, nel senso che ancora una volta ci siamo resi conto che per quanto le MMA italiane stiano crescendo e crescono tanto, bisogna rimanere sempre al passo. Cioè, io in particolare ho parlato un po' con Alessandro Botti, visto che lo seguo anche come manager, non basta neanche più fare il camp all'estero di una settimana, di qua, una settimana di là. Quello non è un camp, è una vacanza. Per affrontare certi atleti oggi... mi dispiace poterlo, ho le armi bagagli sia all'estero, qualche palestra di sparring è alto, ma è anche in lamenta, perché in Italia ci sono atleti validi, però tutti conoscono il meccanismo. Quando tu incominci ad allenarti con gli stessi atleti 2, 3, 4, 5, 6 volte, soprattutto se si è già atleti professionisti, ci si conosce già a memoria dopo 6-7 allenamenti. Quindi c'è bisogno di palestre dove ci sono decine di atleti di alto livello. E a questo proposito, tra l'altro, lo diceva proprio in un vostro podcast, no? Quando Alessio Di Chirico ricordava che all'American Top Team c'erano, mi sono sbagliato, 300 atleti professionisti. Ecco, è una cosa un po' diversa. Lì non fai tempo ad abituarti a uno piuttosto che a un altro. Sì, io sabato sera ho parlato anche dopo il training con Andrea Fusi, che anche lui ha fatto un'esperienza alla All-Star Svezia. Sì. E mi diceva proprio quello, comunque, che ce n'è una marea anche al di là dei nomi più noti del Giro UFC, come può essere Gustafsson o Jimmy Manua, in questo momento anche Phil Davis, però anche quelli delle altre categorie o comunque gente che combatte in altre federazioni, magari non conosciamo neanche, però cioè, sono veramente tanti, e c'è una varietà che non puoi avere qua per forza di cose. Alla fine... ci ritroviamo che siamo un po' sempre gli stessi, ecco. Tendi un po' ad abituarti, ecco, non hai esatto. Una gran varietà. Il lato positivo è che vedo tanta collaborazione in più rispetto a qualche anno fa,
o anche soltanto qualche mese fa, perché devo dire, vedere Alessandro Botti che si allena con Alessio Di Chirico, con Carlo Pedersoli e Andrea Funi, tutti insieme, diciamo, come ho visto nelle foto, mi ha fatto molto piacere, perché vuol dire che gli atleti italiani da nord a sud, da sud a nord, si stanno comunque impegnando per collaborare tra di loro, ed è una cosa positivissima. Detto questo, abbiamo visto a Cesena perlomeno, ma in realtà anche recentemente in alcune uscite estere dei nostri, non tutti, per esempio Giovanni Melillo, che continua anni, continua a vincere anche all'estero, e il weekend tra le altre cose combatte al Cage Warriors in Inghilterra. Sono molto curioso di vedere come andrà il suo match con Mohsen Bahavi, che conosco anche bene come atleta, perché è venuto al Venator in veste di cornerman di Hermanson diverse volte, e due volte, e tra l'altro l'ho visto muoversi, quindi si muove molto bene, ma sono anche convinto che il nostro Melillo abbia possa giocare le sue carte, insomma. È un 9-3, se non sbaglio. Sì, però non è da sottovalutare, attenzione, comunque di livello alto, anche se fermo da un bel po' di tempo. E invece Alex, di questo Luca Iovine, che mi dici? Record già abbastanza buono, direi, per non dire ottimo. Guarda, su Luca Iovine ho tante cose da dire, te lo dico solo tra un istante, volevo chiudere su un altro discorso sugli Stati Uniti d'Italia. Ok, sì, fermo. Ecco, su Ashley Grimshaw, che ha vinto contro Ciro Ruoto, e su David Gallon, che ha vinto contro Botti, volevo dire che in realtà la logica di Venator è sempre stata quella di prendere gli stranieri, ma non tanto per fare bella figura agli italiani, cioè per giocarsela alla pari nel circuito Venator, perché Venator continua a essere comunque una promotion, sì, italiana, ma che non ha problemi a dare il titolo anche agli stranieri, come abbiamo visto, no? Quindi, per quel che mi riguarda, gli italiani devono entrare a giocarsela alla pari con gli stranieri. Lì sono nate due sfide titolate, perché Gallon vuole il titolo leggeri di Venator e ha lanciato la sfida a Zecchi, che era tra l'altro presente in sala, e Grimshaw vuole il titolo piuma. Quindi in realtà ve lo posso dire ufficialmente, Grimshaw e Gallon sono ora primi contendenti al titolo, e dovranno affrontare quindi i vincenti di Musardo Zecchi. Gallon affronterà il vincente di Musardo Zecchi, e Grimshaw affronterà il vincente della torre. Quindi, insomma, bisogna che i nostri ragazzi ci pensino bene, perché questi sono favoriti. A Londra, voglio dire, palestra d'eccellenza. Il fatto che le mixed martial arts siano proibite ora in Francia fa sì che veramente ci sia proprio fame di vittoria, fame da parte degli atleti. Capito? E ci sono delle eccellenze. E Grimshaw ne ha presa, cioè qui sono rimasti stupiti dal livello tecnico di Grimshaw, come ha sottomesso ciò con Trialo. Ha fatto un lavoro pazzesco, in un minuto e mezzo ha sottomesso Ruotolo, che ricordo essere una cintura nera di Jiu-Jitsu di alto livello da tanti anni. Cioè Ruotolo non ha preso la cintura nera ieri, ce l'ha da un po' di tempo, insomma, è sempre stato molto rispettato in questo senso. E devo dire che Grimshaw poche va a terra, e questo ha scioccato molti. Ma bisogna ricordarsi che Grimshaw a sua volta è una cintura nera e che ha fatto tanti tanti match. Addirittura ha messo in secondo piano il suo livello di striking, perché nel suo record ha tante vittorie per KO vere, non KO tecnico, anche spettacolari. Quindi, ecco, in realtà male per gli italiani, ma emergono Gallone e Grimshaw, che per noi, inteso come Venator, come promotion, quindi non come italiani, sono due atleti che ora abbiamo nel nostro roster e che siamo molto, molto interessati a dargli anche questa chance titolata. Non vi nascondo che Gallone, ad esempio, che ha vinto già il titolo Fan Welter, e se dovesse vincere il titolo leggeri Venator, non lo so, forse gli arriva la chiamata. E lui come età non è... Ha 27 anni. 27 anni. 27 anni. Magari a differenza di un Grimshaw che è già va per i 35, se non sbaglio. Sì, 35, però non so se hai visto la forma fisica in cui è. No, non sembra un 35. È abbastanza clamoroso. Un po' come il nostro Zecchi, che lo vedi e dici, ma chi è questo ragazzino? Tra l'altro Grimshaw, scoperto poi parlando con Christian Binda, ha combattuto appunto anche con Christian al periodo del Cage Rage, mi sembra nel 2008 addirittura. Sì, esattamente.
esattamente. Quindi aveva già dato i dispiaceri agli italiani in tempi non sospetti. Sì. Detto questo... È recidivo, speriamo che finisca qui, insomma, si fermi a due. Anche perché credo onestamente che sia Mini che la Torre, chiunque vinca per il titolo, e sono veramente due talenti a 66 importanti che noi abbiamo. Mini, io ho avuto modo di vederlo un paio di volte, sono come striker, è molto pericoloso in quella categoria. È appena tornato da un mesetto negli Stati Uniti, dove si è allenato con Jason Manley, Gracie Dojo, quindi insieme tra l'altro anche a Giorgio Petrini, e è nato proprio per migliorare il suo grappling, che comunque è di buon livello, anche se è conosciuto soprattutto come striker. Quindi si allena, penso, con Gianluca Boni nel jiu-jitsu e ha un buon livello comunque. Non lo so, sono però molto curioso di vedere cosa succederà. Ora però, giustamente... ci colleghiamo all'evento. Esatto. Esatto, perché Giovanni mi chiedeva di Luca Iovine. Quindi Iovine è un altro che è davvero da tenere d'occhio, perché è cresciuto un po' nelle retrovie, che probabilmente in Italia alcuni non conoscono, magari ha poca visibilità, ma è un bel circuito dove ci sono dei buonissimi atleti. Ed è gestito anche bene, ho visto come lavorano, devo dire, gli ho osservato alcune cose, sono interessanti. Ci sono atleti interessanti. Iovine, secondo me, è la punta di diamante, la punta dell'iceberg di una serie di atleti italiani da tenere d'occhio del circuito di Filippo Leone. E niente, ha messo un KO tecnico su Magnaci, che secondo me poteva essere pure un KO vero e proprio, semplicemente l'arbitro è stato molto bravo a capire che Magnaci non ce la faceva più, ma se arrivava sì. Anche soltanto un altro colpo, il match era proprio finito. Match lampo anche quello. Perché... Sì, sì. Iovine adesso addirittura 14-1. 14-1. E... è veramente, ma, tra l'altro cosa è sconfitta all'esordio, ecco, no, più che altro, e mi poi fa strano, vedo che dal match d'esordio dove lui perse con un arm lock da un brasiliano, il successivo no, non contro... esiste quel match, non esiste quel match. Praticamente lui è 14-1, ma ha perso soltanto con Giovanni Mulas, tra l'altro amico appunto di Cristian Binda, atleta sardo, eccetera. Ha perso con Mulas ai punti, un match un po' strano, insomma, probabilmente ci potrebbe stare anche un rematch tra i due, in quell'ottica. Quel match col brasiliano non si capisce bene perché esiste soltanto su Sherdog, non c'è mai stato. Ah, non è mai accaduto, tra l'altro. Anche Sherdog commette qualche errore ogni tanto. Ma nessuno fa delle dimostranze a riguardo. Cioè, sì, ma non sono state ascoltate. Perché non è facile mettere mano al database, no. Sherdog che restia a revisionare i propri dati. Esatto. Io diciamo che con Sherdog bisogna lavorare molto bene, con molta attenzione. Ad esempio, se date un'occhiata, i dati di Theater of War di sabato sono già inseriti, dopo 24 ore sono stati inseriti, perché mi sono mosso, ci muoviamo con molta velocità. Se si lascia passare anche soltanto qualche settimana, quindi dice, vabbè, non ho tempo. In Italia molti sono obbisti, no, a organizzare. Quindi magari preparare la mail per Sherdog è abbastanza complicato, perché loro chiedono tutti i dati, quindi tutti i tempi, tutto quanto, con una certa formattazione, diciamo, che è molto semplice, però deve essere tutto di testo, senza formattazioni particolari, seguendo la loro logica, eccetera. Se non la fai in quel modo, loro non te l'accettano, ma non ti dicono niente, e questo è il problema, che non ti dicono nulla se non conti niente, no? E quindi magari dopo un paio di settimane tu provi a mandargli le cose, non te l'accettano più perché è passato troppo tempo. Come un contratto con l'Enel, praticamente. Ma come ha fatto i moduli sono sbagliati su un match che non ha mai fatto? Secondo me è stato un errore di qualcuno. Ah, ok. Esatto. Tieni anche presente che io credo, l'ho capito osservando quello che fanno, credo che abbiano un software che inserisce le cose. Loro ti chiedono le cose formattate in un certo modo perché le inserisce il software. Un tempo non era così, un tempo inserivano tutto manualmente. Quindi la mia teoria, adesso poi posso anche sbagliare, ma secondo me siamo da quelle parti,
è che quel match di Jovan è stato inserito nel 2011, ci fosse un quasi omonimo, eccetera, che poi è stato corretto successivamente in Jovine, per qualche ragione, ma perché comunque il software, può aver sistemato delle robe. Perché so che non è l'unico, anche altre cose sono cambiate. Ad esempio, Zecchi si è ritrovato con due vittorie su Fabio Ciolli, ne ha soltanto una. Ecco. Ho visto prima il record di Ciolli, che è 4-4, cioè... Sì. Quindi ci sono delle cose abbastanza particolari che sono successe in Sherdog. Io vi posso dire, per mia esperienza, bisogna essere davvero molto precisi a mandargli le cose in tempi rapidi, perché sennò si rischia di lasciare fuori. Mi ricordo che abbiamo avuto un ritardo con Venator 2 e abbiamo sudato freddo, perché poi ce l'hanno inserito lo stesso, perché c'era un evento dove c'era il Barnat, c'era Mason, Amsu, eccetera. Però credo che con quell'evento lì, se non avessimo avuto quei nomi lì, chi lo sa? Dico onestamente. Ci sarebbero stati problemi probabilmente a inserirlo, vero? Sì. Perché avevamo commesso un errore noi di formattazione e non inserivano, e quando me ne sono accorto ho sfruttato un po', diciamo, quelli che erano i miei contatti, ma il gestore del database, che è veramente un guardiano di quello che fa, già l'aveva scartato. Ma quindi praticamente lui in realtà è imbattuto. Chi? Luca. Jovine? No, ha perso. No, con questo match ai punti che non è registrato praticamente su Sheridan. Sì, penso un paio d'anni fa, nel 2015 credo. Non voglio dire. Però il suo primo match pro risale al 2014. 2014, però se tu guardi la sconfitta 2011 è molto fuori dai parametri. Ma anche su Tapology gliela accredita, non solo su Sheridan. Perché Tapology, allora, avrà ripreso dall'altra parte. Posso dire una cosa magari un po' scortese nei confronti di Tapology? Non è molto affidabile. Cioè, sostanzialmente, se tu ti fai un account su Tapology, scrivi un po' quello che vuoi, capito? E quindi puoi inserire tante cavolate su Tapology, cosa che non puoi fare. Certo che ha il problema inverso, che tu non accedi perché lì sono attenti, fanno tutto loro. Però se sbagliano loro, e poi tu non riesci a metterci mano, devi provare a convincere, devi mandare in documentazione. No, però alcune sono anche assurde di Sherdog. Io per esempio conosco un semi-pro che ha un match segnato come pro con scritto vittoria per decision al secondo round. Adesso voi spiegatemi se è un match pro, come fa a vincere per decision in due round. Cioè. È molto semplice, te lo spiego io perché succede. Succede perché a Sherdog non importa se tu usi Unified Rules o meno. Se tu gli segnali il match come pro, allora in pratica loro fanno così: se tu non gli scrivi che è amateur, loro lo inseriscono come pro. Quindi tu devi gli inseriscono in automatico come pro. Se invece tu gli inserisci che è amateur, lo mettono tanti e non conta nel record. Sì. Non è però, non però è mi fa strano perché da una parte devo dire, capisco che non è facile, però, nel senso che i match sono tantissimi, è un database enorme, non è facile tutto il mondo, una cosa allucinante. Invece fanno una cosa molto intelligente secondo me con i match del TUF, e li mettono sotto la voce Pro Exhibition. Sì, ottimo, quella è una cosa buona, però la fanno soltanto da alcuni. Cioè, se io gli metto Pro Exhibition, non so se non lo so. Io adesso certo. Vi posso dire che a noi hanno cambiato una roba proprio ieri, e ad esempio noi come organizzazione Venator, gli eventi partner, abbiamo un accordo per cui sono i 20 Venator di fatto per il matchmaking. Sherdog ora ce li sta segnando, addirittura ha fatto una revisione su Venezia, su Venice Combat Event. Ora segnato il titolo of war come organizzazioni che di fatto non lo sono, sono sotto Venator. Il problema è che adesso, se io faccio la ricerca per l'organizzazione, quegli eventi lì non mi saltano fuori. Se scrivo Venator, A me escono come Venator FC comunque. Perché tu scrivi Venator nella ricerca, giusto? No, ho scritto, cioè ci sono arrivato tramite i fighter adesso, ora posso provare volendo. Sì, nel titolo tu vedi Venator. Sì, esatto.
Esatto, però se tu guardi sotto, ad esempio, non so, l'evento di sabato, scritto Pro Fighting Cesena, Venator FC, Theater of War, sì. E poi c'è in arancione Theater of War. Quell'arancione lì segna la promotion. Adesso staremo facendo due palle così alla gente che ti ascolta, però di fatto è un... cioè, Sherlock veramente ci vorrebbe un manuale istruzioni per l'uso, per guardare il database di Sherlock, perché io me lo guardo tutti i giorni, vi dico la verità, sono maniaco di questa roba. Ci guardo tutti i giorni pure io. Vedi? Perché sei un altro maniaco pure tu. anch'io. Ecco, siamo tutti maniaci malati. Alessandro non lo ama. Alessandro, no, io sono per la bellezza, è talmente brutto come sito che... Ecco, come credo che potrebbero almeno rinnovare una persona normale in questo momento, perché in effetti no, però hai ragione, è brutto, però questo abbiamo, secondo me comunque credo che sia un problema generale, perché anche Jason Knight mi diceva, per esempio, lui dice io sono 22 di record, però se vai su Sherdog c'è un record, se vai su Stenia ce n'è un altro, sul sito UFC un altro ancora. Poi anche UFC, io non so, ultimamente ho notato che, non so che cosa hanno fatto, ma secondo me hanno aggiunto dei match del TUF ai match pro, perché molti fighter sono aumentati di una vittoria, misteriosamente. Questo non lo so, però di sicuro... queste problematiche legate a Sherdog, insomma, così, o agli altri database, denotano il fatto che le mixed martial arts sono uno sport ancora giovanissimo, non ha ancora una... Sì, è vero. Siamo ancora molto lontani da avere un ordine generale delle cose, quindi sai, tieni presente che ad esempio il sito ufficiale per i record delle commissioni atletiche negli Stati Uniti è mixedmartialarts.com. Ora io vi invito ovviamente... a fare un esperimento. Se ecco. Voi andate su mixedmartialarts.com e scrivete, che ne so, Marvin Vettori, ok, adesso lo sto facendo mentre ve lo dico, scrivete Marvin Vettori, scoprirete che il record da pro di Marvin Vettori per mixedmartialarts.com, quindi quello ufficiale per le commissioni atletiche, è 9-5. Sappiamo tutti che non è così. Perché? Oh, il perché... 5, dove l'avrebbe preso queste altre, esatto. Altre sconfitte? Perché hanno preso i match dilettanti di Vettori e li hanno considerati pro e ne hanno tralasciati da professionista praticamente. E ne hanno tralasciati da professionista, bravo, ben detto, e quindi viene fuori un 9-5 che è completamente sbagliato, e ovviamente la USC in questo caso dovrebbe appoggiarsi a mixedmartialarts.com, che è quello riconosciuto, ma poi fa quello che vuole e si appoggia al record di Sherdog, che tra l'altro è sbagliato anche quello a detta di vettori, quindi Sì, perché il primo, come dicevo prima, era da semi-pro e non da pro. Esatto, ad esempio anche Alessio Saccara ha sempre sostenuto, infatti poi è stato parzialmente corretto, che il suo record, sia quello che annunciava la USC che quello presente su Sherdog, non fosse il suo record reale, perché erano altri incontri che non erano stati registrati. In effetti, se andate su mixedmartialarts.com ce ne sono altri, caso più unico che raro, devo dire la verità, su Sherdog addirittura ci sono dei match listati come unknown fighter, cioè quindi lui ha la vittoria contro un unknown fighter. Sì, assolutamente, con combattenti sconosciuti, sì, ci avevo fatto... Quindi c'è ancora un gran casino, ma questo perché i fighter stessi spesso non si ricordano più quello che hanno fatto magari anni prima. Però dovrebbe essere un po' più cura delle promotion magari, no? Sì, tieni presente che in Italia, se parliamo di qualche anno fa, le promotion spesso non sperano neanche dell'esistenza di Sherlock, a parte Sherlock, qualcuno. È vero, cioè. Capito? Ora c'è un circuito molto importante in Italia, non farò il nome perché, però vi assicuro che non avevano mai inserito nessuno dei loro atleti su Sherlock fino a un annetto fa. Dopodiché, improvvisamente, li hanno aggiunti in blocco perché hanno avuto un'operazione commerciale importante e quindi sono stati aggiunti in blocco. L'improvvisa scoperta. È importante per la promozione di un fighter, cioè il record di Sherdog può incidere in qualche modo. Tantissimo. Nel senso che magari anche, organizzatori guardano Sherdog e in base a quello fanno le considerazioni. Guarda, tantissimo, e mi sono stupito che altri addetti ai lavori, tra virgolette, in Italia in passato hanno raccontato che non era così. Nel senso che io vi posso assicurare che tutti i manager
che scrivono a Venator ancora oggi, anche se adesso abbiamo preso una via un po' più economica rispetto a Venator 3, diciamo così, ci promuovono tantissimi fighter da tutte le parti del mondo, Brasile, Russia, la prima cosa che fanno è mettere un record Sherlock, e vi assicuro che la borsa è influenzata dal record di Sherlock, tantissimo, ed è così per tutti. Io ad esempio, da quando sono diventato manager, di recente ho trattato con una grossa promotion internazionale per due atleti, che sono Paternò e Penini, e sono stati allettati molto dal record di Sherlock, e vi assicuro che le proposte economiche sono state molto più alte rispetto alla media italiana o alla media europea, proprio perché c'erano dei record su Sherlock importanti. Loro probabilmente non li hanno neanche visti combattere. È il portale principale. Eh sì, è così, è così, c'è poco da fare. Quindi... Anche perché recuperare del materiale non è facile, intendo video. Cioè spesso anche nei fighter italiani vorrei approfondire, ma più di tanto non riesci perché più di due incontri non li vedi. Vero, trovo lo stesso problema. Sì. Il problema inverso invece, cioè tipo, non so, metti un fighter che viene dal Dagestan, che ha combattuto in promotion locali, eccetera. Non te lo potrebbero presentare magari come un 3-0, poi in realtà magari ha fatto 10-12 match. C'è anche quel problema lì, senza ombra di dubbio. C'è, bisogna stare infatti molto molto attenti. Quando si va a pescare in certe zone, magari, esatto, di non fidarsi troppo di quello che dicono. Perché... Sì, mi pare che c'è un fighter russo, un massimo UFC, che aveva addirittura due incontri nello stesso giorno, cose di questo tipo, cioè adesso mi sfugge il nome, forse mi potete aiutare, il peso massimo. Se anche avessi il nome davanti lo pronuncerei in un modo che non lo capireste comunque. Guarda, siamo sulla stessa base. È ancora in attività o uno che non c'è? Sì, ha fatto delle sottomissioni, un record assurdo, tipo 60 incontri, 50-10, cioè, sei Ale in bravo, degli incontri assurdi nel record. The Boa Constrictor, bravo. I record sono ancora molto, molto incerti, sia quando sono... Poi è chiaro che il 70%, 70-80% dei record su Sherlock penso siano in realtà precisi, adesso. Però ecco, al suo valore. Ecco, se chiedete a me come matchmaker, ci guardo e non ci guardo, perché poi mi interessa vedere come combattono gli atleti, quindi mi interessa soprattutto vedere i video, capire come si muovono, eccetera. È chiaro che se mi propongono un atleta, appunto, non so, russo, come è capitato, 2-0, 3-0, o addirittura, come mi è capitato di recente, dirò di più, mi sono stati proposti dei dilettanti in blocco, dove gli veniva pagato, dove gli avrebbe pagato aereo e tutto quanto, e... Viene sul sospetto che non siano proprio dilettanti. Non sono dilettanti, sono sì dilettanti, ma sono tutti futuri professionisti. Mi chiedo, come faccio io? Cioè, nel senso, in Italia non ce li ho quegli atleti dilettanti di quel livello lì. Cioè, proprio impossibile. Quindi cosa faccio? Vado a mettere gli chiedo di fare l'esordio da pro? Se glielo chiedi, ti dicono di no. È un mondo diverso. C'è un discorso anche sul dilettantismo molto più avanti. Qui in Italia si sta sviluppando abbastanza. Non è un mondo che a me interessa, però bisogna fare attenzione. Bisogna fare attenzione perché se tu metti uno che è di alto livello contro uno che sta facendo il dilettante tanto per divertirsi, vai incontro, non dico la tragedia, ma situazioni pericolose. No, infatti sono d'accordo, ma è anche curioso come viene trattato il dilettantismo in giro, no? Cioè, è visto in maniera diversa sicuramente in Italia, io credo. È chiaro che se noi pensiamo al dilettantismo, sta pensando l'IMAF a livello internazionale, ma anche italiano in realtà, dilettante, si prima ha fatto un match al dilettante fuori dall'IMAF, venga escluso. È come dire, ti abbandono a te stesso. Hai fatto questo errore capitale di combattere non sotto la mia federazione, quindi io non ti voglio. Questa è un po' una sciocchezza, secondo me. Una cosa un po' classista. Sì. Non lo so, ragazzi, io sono abbastanza combattuto, no? Perché penso che da una parte questa sia una clausola, comunque una norma che è nata per tutelare il fatto che, non so, un professionista non finisse a fare il dilettante, no? Camuffato da dilettante, ma in realtà con dei match pro. Quindi loro guardano e dicono, no, tu hai dei match pro,
stai fuori, e quello ci può andare bene. Cosa succede? Praticamente IMAF dice, siccome io non ho controllo di cosa fanno le altre promotion a livello dilettanti, vorrei evitare che tu in realtà abbia avuto dei match sì ritenuti dilettanti, ma che in realtà fossero di livello molto più alto. E allora hanno messo quella cosa lì. Però poi la puoi anche vedere pensando è gestita, male. Sì, è gestita in maniera strana, no? Sono io uno di quelli che la vede pensando male. Anch'io penso male, perché poi alla fine, da una parte mi piace quello che fanno, dall'altra parte dico, non sarà poi un modo per dire a tutti, attenzione, perché se fate un match da dilettanti da un'altra parte, poi non potrete far parte del nostro circuito, che magari vi dà la possibilità di fare un mondiale, di fare... Beh. E allora, lì perché è un torneo di alto livello, cioè un torneo comunque di alto livello, cioè ben organizzato, ben gestito, tutto. Però ecco, questa cosa sinceramente diventa un po' troppo vincolante, no? Cioè, è molto politica come scelta, molto politica. Questione record strani, non so, forse probabilmente la storia di Olini che era legata a un torneo stile Grand Prix Pride, probabilmente, quella di due o tre match nello stesso giorno. Presumo. Probabile, non ho visto, quindi non so. Vabbè, adesso non vorrei che ci dilungassimo troppo sul record, eccetera. Senti, invece, ritornando all'evento Veneto Fight Night di Rimini, al di là dei due titoli in palio, come hai detto prima, appunto quello dei pesi leggeri, la seconda difesa, dico bene, di Leonardo Zecchi, sì, contro... Ivan Musardo, giusto, e dall'altra parte Federico Mini con Gregorio Davide Grenade La Torre, che abbiamo visto anche al Venice, giusto? Sì. Ecco, su di lui bisogna dire una cosa, che chi guarda il suo record a prove è 2-0, no? Di cui un match a Venice, quindi dice vabbè. Ecco, lui invece ha fatto un percorso da dilettante proprio legato al mondo IMAF, molto molto importante, quindi se andate a vedere il record suo, ora non mi ricordo qual è, ma penso abbia soltanto una sconfitta da dilettante nella finale o in finale dei mondiali, quindi comunque sia da dilettante ha fatto un percorso serio, cioè quindi sono sconfitta negli Stati Uniti, ora non ricordo, penso contro un americano, quindi no, contro un gallese, scusate, contro la stessa. E aveva 2, 4, 6, 7 match da dilettante su Sherlock, ne ha perso soltanto uno. Quindi, e ne ha pareggiato uno all'inizio contro Nathan Lally. Sì, sì, proprio al... Non so se avete mai visto combattere Nathan Lally. Molti lo ricordano solo perché ha partecipato al Grande Fratello un po' di anni fa. Magari molti non si ricordano meno di quello. Esatto, ma vi assicuro, io sono uno di quelli. Bravo. Però Lally... lottatore di livello altissimo, molti suoi match non sono stati segnati sempre da dilettante, ma veramente si muoveva molto molto bene. Poi ha avuto questa squalifica per doping, penso agli italiani, se non vado errato, e da lì non si è più ripresentato, non si è più ripreso. Era una squalifica, va detto, perché c'è, comunque lo trovate su internet, c'è proprio la condanna, diciamo così, sportiva, e era per uso di un diuretico, e qui si aprirebbe una parentesi perché moltissimi italiani, lo posso assicurare, non sanno che un diuretico è considerato doping, certo. E quindi lui è stato uno dei pochi sfortunati a incappare nel doping nelle mie italiane, credo, caso siamo... alla Machida un po', diciamo. Sì, diciamo che Machida forse è un po' più consapevole, lei ecco. Veramente, quindi vabbè, è una cosa abbastanza particolare. Però ecco, questo per dirvi che il livello, parlando di dilettanti italiani, di La Torre era piuttosto alto, e con vittorie poi importanti anche internazionali. Poi dopo ha lasciato perdere il dilettantismo, è passato nel team di Stabile, e come professionista ha comunque un passato anche di dilettante nella box. E nel grappling è molto cresciuto, tant'è vero che come pro le vittorie sono tutte e due per submission. Sì. No, infatti mi faceva strano, avendolo visto combattere a Venice eccetera, un po' questo soprannome Grenade, che uno si aspetterebbe uno specialista dello striking, KO eccetera, poi si va a guardare anche nel diciamo a livello semi-pro. A parte sì. Il primo match sono praticamente tutte sottomissioni, cioè sono triangoli, armbar,
Sì, sì, però è un passato come pugile. Quindi probabilmente è legato a quello, il soprannome, ecco. Sì, 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 prima del 2015 è un passato come pugile, e comunque un atleta in realtà giovane, adesso non ricordo bene, ma è 20 qualcosa, insomma. E io lo vedo, vi dico la verità, qui è il manager che parla, non è un match che Mini deve affrontare a cuor leggero, perché ci sono molte, molte criticità. Però l'ho già detto, io come avendo questo doppio ruolo, manager di alcuni atleti, matchmaker, me la sono data proprio come regola, che è quando faccio le card mi dimentico di essere il manager e penso a... Entri nel ruolo da matchmaker. Infatti i ragazzi lo sanno molto bene, cioè quando combattono in altre card... Quando combattono in altre card posso anche dire ok, questo match, quell'altro match. Quando combattono in Venator, io faccio l'interesse di Venator, perché è giusto così, se no dovrei smettere di fare il matchmaker. Se comincio a pensare a questo, do questo match piuttosto che quest'altro, non è... Però vi voglio dare un piccolo scoop. Federico Mini, volevo dargli Daniel Taymor come, wow, come avversario. Sarebbe stato fratello di David Taymor, giusto? Esatto. Esatto, sì. E sono stato in trattativa per un bel po', e poi il match si poteva anche fare, le condizioni economiche c'erano e c'era anche la voglia di farlo, la volontà di farlo. Poi sembrava che Daniel Taymor dovesse essere inserito nella card di Stoccolma, siccome sono svedesi, della UFC, e quindi la card di Stoccolma è il 28 di maggio e quindi la cosa è saltata. Poi invece non l'hanno inserito, e la trattativa sta per incominciare, ma a quel punto era troppo per Mini, nel senso non si affronta Daniel Taymor veramente forte così con un mese di preparazione. Lui tra l'altro mi sembra che sia, cos'è, imbattuto 6-0 e ha inflitto la prima sconfitta a Manolo Scianna, se non sbaglio. Esatto, Daniel Taymor, giusto? Esatto, esatto, sì, sì, sì. Quindi, però vi dico la verità, è un nome che se è, non dico che lo vedremo in Venator perché non lo so, però la trattativa c'è stata ed è un nome che mi piacerebbe avere in Venator. È un po' vediamo. Più giovane del fratello, dico bene. Sì. Questa è un'esclusiva. Sì, non l'avevo mai detto. Quindi, mi do un questa, gossip. Un gossip, un gossip. E così come c'è un altro ex USC, in realtà, che siamo andati molto vicini così, non se ne è fatto niente, ma ci lavoriamo, nel senso che con molta tranquillità. Abbiamo fatto un grosso errore noi con Venator all'inizio, nelle prime tradizioni. Abbiamo bruciato un po' le tappe. E questo bruciare un po' troppo le tappe non ci ha fatto bene, né a livello, diciamo così, personale, perché ha bruciato molte nostre energie, nonché non molte finanze. E dall'altra parte... non lo so, forse abbiamo fatto talmente tante cose in talmente poco tempo che alcune sono passate sotto silenzio, no? Sì, cioè, forse talmente... andava alzato il livello dei fighter internazionali in maniera un po' più graduale, cioè sì, non col botto, sì, così. Sì, sì. Il fatto che abbiamo preso magari delle grosse superstar ha messo un po' in secondo piano. Cioè, voglio dire, di Venator si è parlato molto dalla terza edizione tantissimo perché abbiamo preso Miller e perché abbiamo preso Pagliares, no? Ma alla fine quelli che sono andati in USC sono stati Vettori, Hermanson, Mac e Aslovic. E infatti io credo si possa dire che chiunque parlerà di MMA italiane per sempre praticamente non potrà dimenticarsi di quella card della terza, che magari tu dici sì, si è impennato magari troppo tutto in una volta, però sì, sì, troppo significativa, ecco, quella card è emblematica a livello dell'MMA italiana. Esatto, però vedi, anche tu ora, io ti ringrazio per questo, però allo stesso tempo ti dico, Hermanson era presente anche a Venator 2 e Aslovic è andato in USC dopo il primo Venator, quando ha battuto Musardi, no? Quindi in realtà erano atleti che già erano pronti, no? E quando io mi sgolavo per dire che stavamo prendendo atleti che erano in orbita USC, ora non è per dire, perché non mi piace neanche pensare proprio al passato e legarmi al dito, però abbiamo avuto tanti attacchi dicendo che prendevamo atleti così qualsiasi. Io mi ricordo Aslovic, pubblicammo un video di Aslovic che faceva del vuoto e i commenti sotto erano ma chi è questo, ma sembra una scimmia, ma c'è di tutto e di più. E questo è quello che è successo 2 anni fa.
Io queste cose non le dimentico, perché poi alla fine il confronto, soprattutto sui social, molto spesso è questo. Cioè, per ogni commento intelligente, che molto spesso è di addetti ai lavori, leggo magari i vostri commenti di tanto in tanto, eccetera, ce ne sono veramente tanti, molto stupidi, che poi però nessuno se li ricorda dopo, no? Perché io non è che vado a prendere e dico Tizio e Caio avevano detto questo. Però il mood è un po' quello lì. Allora, non vorrei che quando abbiamo portato Mil, Paiares, eccetera, ci siamo fatti un danno da sole, perché i talenti invece che avevamo non venivano tanto visti, no? Messi in evidenza. Adesso invece voglio fare proprio questo, voglio tornare a quello che era il progetto originale, quando abbiamo preso gli Asdovic e gli Hermansson senza prendere ancora i Paiares e i Miller, e dire, abbiamo questi stranieri qua, e guardate che già Gallon è in quest'ottica, così come anche Grimshaw, anche se avanti. Questa è l'idea, cioè porto degli atleti che secondo me potrebbero avere delle possibilità. Poi si può sbagliare, c'è anche da dire che ho trovato degli atleti fortissimi all'estero che ora non sto portando, perché comunque dobbiamo essere realisti, anche i nostri italiani devono crescere, quindi non posso neanche fare una promotion italiana che poi diventa... Ho visto un paio di volte negli eventi Venator il tedesco di passaporto, adesso non so di origine dove, però Karl Saiko Amusu, insomma, mi pare che poi abbia fatto un discreto debutto al Cage Warriors, non mostruoso, un paio di mesi fa. Cioè. Sì. Però insomma Mussu non era uno sconosciuto, nel senso che comunque aveva vinto il torneo welter del Bellator, magari in un periodo in cui il Bellator se ne parlava un po' meno, perché non era così, in quel periodo non voglio dire sciocchezze, però siamo a cavallo 2012-2013, c'era ancora lo Strike Force, quindi Bellator era la terza promotion sul suolo americano, siamo quel periodo là all'incirca, no? Poi forse perché poi quando, dunque, fammi pensare, io quando ho incontrato Fertitta era settembre 2011, l'ha comprata nel settembre 2011, però poi hanno tenuto in piedi la Strike Force per un po' prima di liquidarla, e quindi ancora Bellator non era la seconda promotion americana, perché poi io dico sempre, rischio di essere antipatico in Italia a dire questa cosa, molto antipatico, però dico sempre, è la seconda promotion negli Stati Uniti, nel mondo un discorso un po' diverso. È verissimo, secondo me. La One in Asia ha pochissimi rivali, dipende dalle zone. No, cioè. Sì, bravo Ale. Dipende dai posti, perché giustamente, come dice Giovanni, se vai in Giappone dici Bellator, se parli di One FC è un'altra storia. Sì, vi dirò di più, ho letto di Chatri Sidio Tong, no? Che è il CEO di One FC, un uomo praticamente, da quello che si legge ovviamente da fonti che dovrebbero essere più o meno veritiere, cioè questo è un uomo che si è fatto da solo praticamente e che adesso spinge soldi con One. Capito? O quello che sta facendo KSW in Polonia, o quello che, esatto, che fa UFC in Sudafrica, o quello che, cioè, comunque sono realtà locali, ok, ma sono molto forti. Quindi da lì a dire Bellator nel mondo, non lo so, magari per numero di territori dove è distribuita, sì, perché magari bene o male ha dei contratti televisivi di qua e di là. Però ad esempio adesso mi sembra che in TV, magari sbaglio, mi sembra che vada su Italia 2 da poco, da pochissimo. Prima andava su D-Max, però io non la percepisco questa, televisivamente parlando, non percepisco questa presenza forte in Italia. Ma poi va su Italia 2, ma come? Cioè, cosa fa come D-Max che ti fanno vedere gli eventi in differita una settimana dopo? Cioè, mi sembra che, io adesso non sto seguendo, magari dico sciocchezze, però mi sembra di sì, mi sembra che sia in differita, poi... Magari capisci anche tu che, cioè, avere i diritti per trasmettere certe cose, se me le fai vedere in differita una settimana dopo, che lo sa nello sport, c'ha anche il fornaio che ha vinto, dopo sì, soprattutto se è un evento, diciamo così, internazionale, non ha alcun senso. Magari, ecco, per le nostre piccole promotion italiane, compreso Venator,
ha più senso adesso stare in differita piuttosto che in diretta. Io lo dico a ragion veduta perché l'ho provato, abbiamo provato sulla nostra pelle. Mettere le dirette di Venator cannibalizza il pubblico, perché a Milano facevamo molta più gente che se non facevamo la diretta su Fox. La diretta su Fox dalle 21 ha praticamente bloccato tutto il pubblico milanese che non aveva comprato il biglietto, che sarebbero stati tanti. E quindi lì abbiamo capito che non si poteva sostenere una diretta. Adesso so che lo farà Golden Cage, faranno la diretta del 13 maggio, sì, su Fight Network Italia, ho visto. Ed è facile cadere in quel ragionamento lì, perché ad esempio il 13 di maggio commento la USC la notte, no? Quindi sono a Milano. Un eventino, tra l'altro, dopo ne parleremo. Esatto. Però il ragionamento che faccio è veramente... mi sono insultato da solo per questa cosa, perché... cioè, da una parte ho Scatizzi che comunque si fa notare al Venator, Piloche, tutti e due finalisti del primo Venator, no? Che sono anche dei ragazzi con cui ho sviluppato, insomma, nonostante la differenza d'età, una sorta di amicizia. Sono un po' lo zio, soprattutto con Scatte. E il problema è che per un istante, siccome devo commentare la notte, ho pensato, sai cosa c'è? Che me lo guardi in TV. Perché poi dormo un po' e dopo, no? Dormo un paio d'ore e dopo, cioè, anche se vado in hotel, per dirti, farei così. Però, perché anche se sono a Milano, perché se vai a vedere l'evento dal vivo, poi non dormo e vado a commentare la sì, finisce sicuramente. No, no, ma ti capisco, perché mi ricordo anche all'epoca del primo Venator che avete fatto la finale a Bologna, io mi ricordo un sacco di gente alla fine dice, ah, vabbè, ma poi lo danno in TV, te lo guardiamo su Fox, cioè. Esatto. Esatto, il primo Venator, per dirti, l'avevamo dato volutamente in differita anche solo di un solo giorno, però era stato pubblicizzato come in differita, cioè per settimane, quindi anche lì è stato cannibalizzato. Ora siamo nella situazione in cui è brutto da dire, ma non possiamo dire andiamo in TV di qua o di là, lo facciamo un po' a sorpresa se lo facciamo, e come vedi con Venice non l'abbiamo fatto, volutamente, però Venice Combattimento ha venduto, dati alla mano, 950 biglietti a Salzano. Salzano non è neanche Venezia, è stato un buonissimo risultato. Sì, sì, no, poi insomma, come hai detto tu, non è Venezia, è un posto anche piuttosto sperduto, tra virgolette, quindi un po' da andare a cercare, ecco, per chi viene da fuori. Esatto, quindi... esatto. Notizia scoop è che quel palazzetto lì non ce lo daranno più. L'avevo, però, ho sentito questa storia, purtroppo. Non l'avevo mai più, ma... perché comunque, beh, i motivi possono essere tanti, possiamo tutti pensare dei motivi, ce ne sono, diciamo così, gli ufficiali che non sono tenuto a raccontarvi perché non sono io il promoter, quindi Emanuele Zecchini magari si vorrà divulgare lui, non lo so. Chiederemo a lui, sì. Esatto, e quindi non vorrei... però la verità è che se quel palazzetto non ha mai fatto così tanta gente, qualunque cosa sia successa dovrebbe avere senso. Uno dice commercialmente parlando, se posso dirvi la mia, in Italia siamo le solite, cioè nel senso struttura pubblica, quindi comunale, fatta con soldi pubblici, non è interessata a fare 1000 persone con dei buoni guadagni, anzi degli ottimi guadagni, ma preferisce farne 30 con i genitori di una partita di pallavolo femminile. Perché questo? Perché tanto nessuno ci deve guadagnare, sono soldi pubblici, li abbiamo spesi, che ci frega se poi i soldi pubblici rientrano. È un po' questa la mentalità. È chiaro che se tu porti 950 persone, possono esserci dei problemi, perché comunque il parcheggio, la struttura, puoi trovare un bagno danneggiato o qualche problema. È normale, hai ospitato un migliaio di persone, quindi la manutenzione ti costa un po' di più. Se però ragioni in termini di non voglio scocciature, chi se ne frega, è normale che dici di no, poi è una manifestazione che ti riempie il palazzetto. Magari è meglio gestire una palestra in una scuola o in un centro di creazione invece del palazzetto, però. Esatto. Il problema poi in Italia a organizzare è anche quello, perché tu hai palazzetti dello sport che sono inadeguati. Quando ne trovi qualche palazzetto dello sport che va bene, in genere è gestito da società sportive che lo gestiscono non con interessi economici, ma così, perché gli è stato dato in gestione, perché magari è legato alla squadra locale di
basket piuttosto che di pallacanestro, dicendo, quindi ti danno poca disponibilità. Oppure se trovi palazzetti dello sport privati, gestione privata, ti chiedono delle cifre fuori mercato. E quindi fai fatica, perché devi stare dentro il budget. Questa è una cosa di cui non si parla mai. Si fa presto a dire, è il professionismo in Italia, però manca il pubblico. I fighter, manca le strutture. Manca le strutture. I fighter sono sottopagati e spesso mancano di professionalità, va detto. Perché noi adesso stavamo cercando di fare più card possibili con Venator, ma in realtà ci siamo resi conto, esperienza Cesena, Rimini, che bastano altre due card in concomitanza, faccio riferimento a Golden Cage, Slam, e i fighter sono finiti. Sono finiti, non ce ne sono tanti di fighter. È un problema di fondo, cioè riguardo un sacco di cose, non è... Soprattutto poi più sali come categoria di peso, meno ce ne sono. Sì, sono inesistenti. Ecco. Ma quello lo vediamo anche poi a livello del semipro, dell'amatoriale. Cioè, se vai oltre le 185 libbre divisione pesi medi, cioè massimi leggeri, non so quanti ce ne siano in giro. Sì, sì. No, è un disastro. Poi, quindi, diciamo che bisogna darsi una grossa mano. Un po' tutti noi che siamo appassionati dobbiamo veramente cercare di... Anzi, se ci sono fighter che stanno ascoltando il nostro podcast, sicuramente ce ne saranno diversi, a livello di messaggio è... Quando avete l'occasione per combattere, combattete, perché sennò diventa durissima, Perché è il cane che si morde la coda. Non combatto oggi, combatto la prossima volta, non si aspetta ancora e arriviamo... Poi ti ritrovi che fai un incontro in due anni. Bravo, bravo. E sostanzialmente non fai più nulla, cioè quindi se lo fai come hobby può anche andare bene, ma se vuoi fare una carriera... Ah beh... No, perché sennò arrivi a 30 anni e hai fatto 5 incontri semi-pro, mentre c'è gente che è già proiettata verso altri livelli. Ed è così. Perché voi magari parlate con di Chirico Vettori nei vostri podcast o anche Scatizzi, ma questi sono ragazzi che ormai sono proprio in un altro mondo, cioè sono lanciati verso il vero professionismo. Purtroppo il salto è quello. Io ho visto adesso l'esperienza di Federico e di Giorgio Mini e Pietrini che sono stati in California, no? Giorgio è ancora in California. Giorgio è ancora tra l'altro, con Matteo Capodaglio. Torna tra 3 giorni, credo, pochi giorni. E sono rimasti abbastanza scioccati. Perché poi magari ve lo racconteranno loro, se fate le rete, eccetera. Sono abbastanza scioccati perché comunque sia... Per certi versi là si fa un altro sport. E quindi l'hanno capito, e quindi ora il loro obiettivo è allenarsi. Chiaro, chiaro. Sto seguendo tramite social per adesso una fighter italiana, no? Mara Borella, Alex. Sì. Ottima. Tu cosa ne pensi? Ne penso bene. Ho avuto modo di conoscerla personalmente, ci siamo presentati qualche tempo fa. Un annetto fa più o meno, un poco meno, e devo dire che conosco poi anche uno dei suoi coach, ci siamo sentiti, e la volevamo inserire addirittura nella card di Venezia, poi non abbiamo trovato l'avversaria. In questo momento secondo me è l'unica italiana che può aspirare a una vera carriera professionistica, sarebbe bello. Peccato che sia un po' avanti con gli anni anche lei, adesso non ricordo l'età, ma è intorno ai 30, poco più o poco 30, meno. 30. Ok, quindi magari non è tardi, però anche lì è questione di tempi, non so quanti anni abbia di carriera davanti, anche perché forse per le donne potrebbe ridursi anche un po' la carriera, uno sport così duro, non lo so, vediamo. Penso sia la vera professionista che abbiamo ora che può far bene. Non a caso credo sia l'unica italiana donna in questo momento nei ranking di Fight Matrix, che secondo me sono i più autorevoli, perché i ranking di Fight Matrix si basano sui risultati di Sherdog, quindi essendo piuttosto chiusi i risultati di Sherdog sono autorevoli. I ranking di Tapology sono facilmente manipolabili, cioè io potrei tranquillamente manipolarli e far salire degli italiani, per dire.
si parla in modo scorretto, no? Perché incomincio a scrivere cose, scrivere cose, dopo un po' qualcosa funziona. E diciamo che la Borella la vedo molto bene e si parla anche di un contatto USC in corso. Ne avevo sentito parlare di questa cosa, però non sapevo se quanto potesse essere vera, ecco. Sì, è vera. Ci sono stati due contatti USC assolutamente reali nei mesi scorsi, che sono uno per Mara Borella e uno per Riccardo Nosiglia. Ah, il famoso Walking Dead, giusto? Sì. Che ci avevi raccontato. Mm. E quindi ci sono stati questo tipo di interesse. Credo che non è svanito, è chiaro che la USC si interessa a alcuni fighter se gli vengono proposti in un certo modo. Oggi come oggi vedrai più Borella che Nosiglia, perché Nosiglia ha firmato con un management americano, ma ha un match davanti a sé in Polonia, tutte le dita e tifando ovviamente per il buon Riccardo, che conosco e che mi piace moltissimo, però un match veramente duro. Non so se avete visto il suo avversario, Mikkel, esatto. Pronuncialo tu quello lì, con un codice fiscale al posto del che è un 2 di record, tra l'altro. Penso sia Olesh, una roba del genere, non lo so, devo chiedere all'amico Cam Inverno che mi aiuta su queste cose. No, è un 11-2, sì, 11-2 è molto, cioè 22enne, è tosto, È un ragazzino, ho visto. Non lo so, da quello che ho capito è un match che gli è stato imposto perché aveva firmato il contratto. Ed è un match che secondo me è molto molto difficile per lui, stilisticamente parlando e per qualità e tutto. Non è un match da fare adesso, in questo momento della sua carriera. È un po' prematuro forse, ecco. Diciamo che arriva un po' presto per lui, magari. Sì, perché è un atleta più giovane, ma più esperto e con delle doti atletiche di un certo tipo. Attenzione, Nosiglia credo che a livello di forza fisica, detto da molti, sia insieme a Mattia Schiavolin, si sono allenati insieme, quindi forse hanno sviluppato la forza insieme, detto da molti, sono gli atleti fisicamente più forti che abbiamo in Italia. Lo dicono, insomma, chi si è allenato con loro, molto spesso ho sentito dire questa cosa. Diciamo però che anche 5 KO al primo round, qualcosa sì, vorranno sì, dire. Sì. No, ma infatti Nosiglia è straordinario. È chiaro che questo è un match rischioso per lui. Se vince questo match, ragazzi, allora, mi sa che avremo... a ragionare proprio. Sì. Se vince questo match, credo che potremo avere un massimo leggero in USC. Un bel massimo leggero. Sì, perché adesso comunque è con First Round, è con First Round Management, che è il management di John Jones, quindi mica uno qualsiasi. Quindi sì, ci sono le possibilità, ci sono tutte, ma sono concrete. Malkikawa, insomma, sa fare il suo lavoro. È chiaro che, insomma, Nosiglia non si è mai allenato all'estero, non mi pare. Quindi anche l'upside, il margine di miglioramento, dovrebbe essere piuttosto ampio per lui in quel senso. Sì, ecco, non vorrei che gli arrivino match troppo difficili così, dall'oggi al domani, perché abbiamo visto un po' poi cosa può succedere, no? Adesso non è per dire, però secondo me i problemi che ha avuto Alessio Di Chirico e parzialmente anche Marvin Vettori forse hanno chiesto troppo velocemente a se stessi. Guardo al secondo match UFC. Sì, perché comunque sia per modo diverso si è visto che qualcosa ancora non c'era. E considerando che Vettori e Giovani, cioè sono tutti e due giovanissimi, diciamo, Vettori è proprio giovanissimissimo, quindi si poteva anche magari aspettare, non lo so. Poi fa un po' strano adesso vedere accoppiati in matchmaking Spicely con appunto Cara da Sapata, l'ultimo avversario di Vettori contro quello di sì, con Carlos Sionirico. Beh, fa capire che il matchmaking USC alla fine non è così astruso come no, nel senso, secondo me è molto voluta questa cosa. Uno sguardo all'Italia, magari nelle fuorie c'è,
lo sanno che noi guardiamo con interesse quel match lì e che poi da lì possono nascere delle situazioni probabilmente, no? Cioè io credo adesso che Marina sicuramente da superare uno scoglio abbastanza importante, lo deve superare, lo scoglio Miranda, no? Sì, sì, sì. Io sono tranquillo, spero che Marvin non lo sia troppo. Perché secondo me Marvin un margine troppo sicuro a me spaventa a volte. È sempre stato così, anche in Venator e tutto. Però secondo me il match con Carlo Junior, quella del Zapata, l'ha perso forse perché era anche troppo sicuro di sé. Mia impressione. Anche se però non è uscito malissimo alla fine. No, e c'è da dire pure che è arrivato vicino alla finalizzazione in Ground and Pound. Cioè rispetto alla... Sì. Insomma, rispetto alla sconfitta 2 di Kiri, il correttore comunque ha avuto anche il suo momento, forse gestito anche un po' male le energie, chissà. Non lo so, al terzo, verso la fine, è sembrato un po' stanco. Gli ultimi 2 minuti e mezzo, secondo me, è faticato un po' in quel match. Sì, io... Non è stata una prestazione deludente, per carità. Però era un match che poteva vincere. Forse con un briciolo di esperienza in più l'avrebbe vinto. Quindi magari affrettando un po' meno le tappe, quel match lo portava a casa. È un po' quello che voglio dire. Ecco, non vorrei che i nostri italiani ci... Lui ha detto che non... Ha fatto l'errore di... Lui ha detto che ha fatto l'errore di adattarsi troppo al gioco dell'avversario, no? Quindi è risultato un po' più piatto di quanto invece non poteva essere. Sì, può darsi. Non, è un match strano, l'ho visto 2 o 3 volte e mi sono reso conto che... Non lo so, poi non voglio dire molto perché... No, te lo dico perché... Insomma, Marvin lo conosco bene, quindi... so che è sicuro di sé, quando va lì sa di poter vincere. Secondo me davvero Marvin potenzialmente può battere, non dico tutti perché comunque ci sono alcuni top che ancora non è a quel livello probabilmente, però può battere tanta gente nella divisione dei pesi medi. Non deve fare l'errore di arrivare lì e pensare di portare subito a casa il match. Tutto sommato, quando, insomma, in modo molto pesante, alcuni haters gli hanno sottolineato il fatto dell'umiltà, eccetera, non è che Marvin non sia umile, attenzione, perché Marvin, per come l'ho visto io, in realtà è un ragazzo umile, nel senso che si dà da fare, si allena. Poi il rapporto che ho avuto io, anche qualche battibecco ogni tanto, ma comunque sempre nell'ambito del battibecco educato, non so come dire. E ho l'impressione che a volte la sua sicurezza sia anche il suo punto debole. Questo voglio dire. Rischia di sottovalutare gli avversari. E da quello che ho visto... di sicurezza. Sì. Sì. Anche con Miranda... ci siamo sentiti soltanto una volta su Miranda. Abbiamo avuto una brevissima... Non lo sto sentendo, Quindi non... Però ci siamo subito dopo che è stato annunciato il match. Devo dire che mi ha fatto molto piacere perché... mi ha chiesto che cosa ne pensavo e io gli ho detto alcune cose, lui mi ha dette altre e alla fine io gli ho detto: Marvin, lo puoi battere tranquillamente, ma non essere troppo sicuro. Poi, capito? È scelta sua, nel senso, in fin dei conti ha 23 anni ed è in USC, è al suo terzo match in USC, cosa gli vuoi dire? Cioè, su tante cose ha avuto ragione lui. Cioè, per Venator Marvin è stato, certo, è stato eccezionale. Io, Marvin è stato il primo atleta che ho cercato per Venator, sono contento di aver visto giusto, e era in un momento in cui lui stava quasi per mollare. Magari lui non lo racconta questo, però dopo UC MMA aveva qualche ripensamento. E 5 vittorie al Venator, è entrato in USC, sta vivendo il suo sogno. Secondo me ha fatto una grandissima cosa nel trasferirsi negli Stati Uniti, una cosa che io speravo facesse da subito, no? Da suo fan. L'ha fatta e credo che da lì in poi stia crescendo in modo... Secondo me con Miranda potremo vedere anche un Vettori davvero maturo, chi lo sa, lo spero. Diverso. Sì. Sì. Senti Alex, lo auguriamo. Ti ho fatto questa domanda perché... Non so se ti ricordi, proprio prima del match con Vettori, no? Ti avevo chiesto se secondo te era più, diciamo, rischioso
l'adattarsi al gameplay di avversario oppure imporre il proprio, no? E Vettori lamentava proprio questo fatto, no? Che invece è stata quasi una mancanza di arroganza, secondo lui, sportiva, no? Sì, che paradossalmente sì, invece ha dovuto combattere col freno a mano tirato. Se la metti dal punto di vista stilistico, è vero. Cioè, se Vettori avesse imposto la sua arroganza, il suo modo di, allora avrebbe probabilmente fatto bene. Infatti, Carlo De Sabato è stato bravo ad addormentare il match al primo round. E Vettori, storicamente, ma questo viene addirittura sottolineato perché ha visto il docu reality, dal padre di Daniele Scatizzi. Ora non mi ricordo se è una roba che... No, penso sia andata in onda. Penso sia andata in onda, o se era una cosa fuori onda che avevamo registrato. Comunque, praticamente, se voi guardate il match di Martin Vettori contro Bill Beaumont in UFC MMA per il titolo, vi accorgerete che Vettori parte a bomba al primo round, vince il primo round, poi non riesce, arriva quasi a finalizzare Beaumont, non ci riesce, e sembra che a un certo punto quasi quasi, non è che si arrenda, però molti la vedono come un problema di cardio, ma io non credo che sia un problema di cardio, onestamente. E ha fatto la stessa cosa con Carlos Junior, e parzialmente fece anche la stessa cosa con Daniele Scatizzi. Il terzo tu credi che sia un aspetto più psicologico che fisico? Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Vettori, se guardate, ma è statistica, ma poi se guardate i suoi match è molto facile da vedere perché è proprio evidente, ha perso quando è arrivato al terzo round e ha rischiato di perdere quando è arrivato al terzo round contro Scatizzi. Cioè, le tre volte che è arrivato al terzo round, due volte ha perso e una volta ha vinto perché aveva fatto comunque un match perfetto prima, però è andato un po' in affanno al terzo round. E secondo me mai per questioni di cardio. È una chiave di lettura interessante questa, veramente. Interessantissimo, sì. Provate a riguardare i match. Secondo me, poi sarà che io un po' lo conosco, poi questa cosa la teniamo tra di noi, non la facciamo sapere a Miranda, magari, no? Perché se no c'è il rischio che poi imposti il match in quel modo. E io credo che Vettori sia un fast starter, no? Cioè uno che comunque al primo round ti ammazza. Sì, preme Marvin, preme. È così. Ho visto la sua storia in Venator, è esattamente così. Cioè, andate a vedere i tempi. 1.07 con Andercelo sotto, 1.07 con Andercelo da Silva Santo, 2.18 con Pietrini, 1.46 con Meso, 1.13 con Araujo. USC, vabbè, era un po' emozionato, 4.13 con Pereira. È vero, è così, era il debutto, era un po' emozionato, ma se voleva, secondo me lo portava a casa anche al... Anche prima, con Uda. Sì, lo portava anche prima, con Uda. Quindi, e Carlos Junior è stato furbo, gli ha messo un dito nell'occhio, ha fatto qualunque roba pur di... Quello è mestiere, ma adesso secondo me, sì, dal punto di vista Vettori l'ha capito e non... Io non ho mai visto un problema di cardio in Vettori, non so. Poi la stanchezza al terzo round ce l'hanno tanti fighter, parliamo comunque di un atleta che viaggia sopra i 90 kg, quindi... Una bellissima lettura, cioè nel senso che solitamente quando vedi un fighter calare la distanza, tendenzialmente propendi sempre per l'aspetto atletico, no? Sì, ma infatti cioè, conoscendo il fighter, lui al podcast ce l'aveva detto, no? Non è un problema di cardio, dice tutti mi accusano di questo problema di cardio, ma io non ho problemi di cardio. No, lui... In realtà va detto che la prima parte del terzo round non aveva accusato, mentre poi nella seconda parte, quando a un certo punto arretra, lì invece era in apnea, ha detto. Beh, quello diciamo, continuo a dire, fa i medi, pesa più di 90 kg, poi penso sia intorno ai 95. Detto. Credo che sia anche normale che una persona di 95 kg, quando arriva al dodicesimo, tredicesimo minuto di combattimento, a quei livelli possa avere un po' di stanchezza, cioè in tanti match USC lo vediamo. Dico quasi Johnson è un po' più semplice, esatto. Sì. Ma quello è vero, però è un momento decisivo quello, secondo me, cioè che poteva veramente portare il match a suo favore se avesse avuto ancora un po' di benzina.
Però sai, la benzina ti arriva anche, è un po' come quando vai a correre, no? Ti arriva anche dagli stimoli visivi che hai, dal... Io la vedo così, poi non voglio dire che Mettore sia debole mentalmente, lungi da me far pensare questa cosa, anzi, credo che sia una delle persone più determinate che ho mai conosciuto in questo mondo sportivo. Si vede. Semplicemente ho l'impressione che quando lui si fa uno schema mentale, per cui io finisco, mi ricordo che anche con Uda e anche altre volte, e anche con Mason, cioè lui diceva già come finiva il match sostanzialmente, no? Lui lo visualizza il match, questa secondo me è la caratteristica che hanno i grandi campioni, no? Certo. Quella di visualizzare la finalizzazione e a concretizzare quel quadro lì che aveva lui in testa. Può darsi che abbia qualche ripensamento al terzo round, si concede il secondo come tentativo e il terzo è il momento in cui lui perde il match sostanzialmente. Secondo te è legato alla mancanza di un, cioè, di un game plan alternativo? Guarda, allora, per quel che riguarda il match, allora, secondo me ogni match è storia a sé. Io ho visto questa prova qua. Su Bilbo Mon, ovviamente dal 2014 era un Vettori molto più immaturo, si allenava in modo diverso, era molto più giovane, aveva proprio l'irruenza, diciamo così, di un fighter ancora in fase di formazione. Quindi lì sicuramente ha giocato il fatto del non l'ho finito subito e poi è andato un po' in confusione. Per quel che riguarda Scatizzi era cresciuto al terzo round, lì secondo me parzialmente c'è stato un problema legato al taglio del peso, perché in quel periodo ricordiamo che Vettori faceva i 77, esatto, pesava meno di quanto pesava, penso che tagliasse dagli 88, 89 al massimo, 87 probabilmente, comunque tagliava una decina di chili, però ha fatto 3 tagli in 5 mesi, quel torneo rimarrà per sempre il torneo più impegnativo della storia delle MMA italiane per adesso, perché questi ragazzi che sono andati in finale hanno fatto, cioè, Vettori, Schiavolin, Tergui, che erano quelli che tagliavano più peso e hanno anche vinto i tornei in realtà, insegnando un po' che nelle MMA italiane il taglio del peso aveva un suo peso, no? In realtà Vettori in quel match lì un po' l'ha accusato sicuramente al terzo round. Però se guardate il match, al primo round lui prova a finalizzare Daniele Scatizzi in ogni modo. Ghigliottine, crank. Sì, l'ho riguardato l'altro giorno. Lo maltratta veramente. Io non so Scatizzi come abbia fatto a resistere, perché veramente gli ha fatto di tutto. Dopodiché, secondo round più o meno la stessa cosa, secondo me a un certo punto ha detto boh, non riesco a finalizzarlo, e quindi si vede che comincia a cercare un po' di più soltanto i takedown. Cambia proprio il suo schema. Mancanza di game plan, non lo so, anche perché comunque sono 3 match dove Vettori aveva un team diverso, no? Beaumont aveva era con la London Shoot Fighter, Scatizzi aveva Stabile, e invece già con Carlo Junior comunque aveva in parte Kings MMA, quindi non lo so, io voglio pensare che ci fosse un game plan preciso con Carlo Junior, però non lo so. Questo non glielo dico, la verità non l'ho mai chiesto, non so se l'avete chiesto voi. No, ma io non intendevo, cioè, non avere un game plan preciso. Dico, magari hai in testa un game plan che è quello. Un'alternativa, però dice, esatto, cioè un piano B, se vedi che quelle determinate cose che hai pensato non funzionano come credevi, ecco. In quel senso. Vabbè, sì, io quando ci avevo parlato, lui mi aveva descritto quello che voleva fare, che è effettivamente poi quello che ha tentato, se non erro adesso nel secondo round, quando l'ha portato a terra e ha tentato di finalizzarlo in ground and pound. È stato un ground and pound veramente furioso, gli ha fatto piovere dei colpi addosso fortissimi, poi però lui ha resistito e non è riuscito più a imporre lo stesso tipo di gioco, no? Sì, guardando avanti dico, Vitor Miranda è una bella sfida, non è un match facile per niente, per come lo vedo io, non è un match facile per Vettori. Secondo me c'erano match nelle divisioni pesi medi più abbordabili, sì. Più adatti, secondo me, al suo stile. Come match-up, proprio, intendo dire. Non è... Sì, perfetto. Perché comunque sto Miranda qua, a livello di striking, potrebbe mettere veramente in difficoltà Vettori. Non lo so. Spero di no, saremmo molto in ansia quella notte lì. Alex, per tornare un attimo sull'evento Venator in programma a Rimini, al di là dei due titoli in palio, abbiamo detto prima
pesi leggeri e pesi piuma che hanno già due sfidanti stranieri in attesa, però poi ci sono anche degli altri match piuttosto interessanti. Il primo che mi viene in mente è quello tra Angelo Rubino e il Barbaro Fuji. Sì, beh, questo è un dream match per quel che riguarda, diciamo così, appassionati di MMA italiane, perché sono due atleti che, se uno guarda il record, voglio dire, 4-2 Fusi, 4-3-1 Rubino, magari potrebbe anche dire, oh, non so, sono atleti nella media, però per chi li ha visti combattere stilisticamente, fisicamente, la fisicità che hanno e quello che esprimono a livello di aggressività, secondo me qui c'è il potenziale per non solo Fight of the Night, ma forse anche Fight of the Year per l'MMA italiano, no? Match dell'anno. Sì, diciamo, ci attendiamo un po' a una sorta di Melendez-Sanchez. Esatto, poi magari uno dei due ci stupirà, cercherà soltanto takedown per tutto il match, perché ha fatto il suo game plan e rimaniamo fregati un po' tutti, no? Quindi chissà. Io comunque questo qui mi sembra, era un match che mi sentivo in dovere di fare, non, era un matchmaking naturale, diciamo, era fin troppo facile. I match invece che secondo me sono super interessanti, vabbè, Giorgio Pietrini contro Bartolomei Kurczewski, nasce da una necessità proprio di Pietrini di confrontarsi con Kurczewski, che ha visto in azione al Venice, e quando ha saputo che nessuno aveva mai finalizzato prima del limite, Kurczewski ha perso soltanto i punti nella sua carriera, e anche Scatizzi ci ha provato ma non ci è riuscito. Pietrini si dice convinto di poterlo, è una cosa un po' rischiosa secondo me, però l'obiettivo di Giorgio è quello lì, finire Kurczewski prima del limite, essere il primo a finalizzarlo. Parliamo di un'atleta, insomma, dello Shark Team, quindi un team polacco importante, che è anche il team della Kowalkiewicz, ma soprattutto parliamo di un'atleta che ha combattuto sempre ad alti livelli, eventi come KSW, difficile, proprio molto, molto, molto ostico. Secondo me Pietrini potrebbe riuscirci. Ed è forse un match per lui un po' di transizione, nel senso che è il primo match internazionale realmente per lui. Quindi non si è mai confrontato con... Da lì in poi, ve lo dico, e ve lo dico in anteprima, voglio darvi un po' di scoop, se Pietrini mi finalizza Kurczewski, per me è un contendente al titolo welter vacante di Venator. Ma vi voglio esagerare questa sera, faccio proprio il venditore di pentole, vi faccio la sveglia. Allora, voglio esagerare e mi voglio rovinare. Mi voglio rovinare e vi dico che il piano per il titolo pesi welter è di assegnarlo in un torneo tutto in una notte, con quattro atleti, possibilmente due italiani e due internazionali, da assegnare a ottobre. Quindi un mini Grand Prix, cioè semifinale e finale. Queste reminiscenze praidiane così. Beh, sai, comunque lo faremo con le Unified Rules. Sì, cioè, facciamo anche faremo con il Fashion McMahon. No, Giovanni lo voleva con i Soccer Kicker. No, guarda, Giovanni. A me così va benissimo, e con la soluzione del torneo in una notte, ti giuro che veramente la Fashion è veramente, veramente tanto. Sì, sarà un evento che proveremo a richiamare la grossa attenzione internazionale, nel senso che il titolo welter di Venator ha un certo fascino perché Vettori e Mac, che sono i due che l'hanno detenuto fino ad oggi, sono infatti inglesi. Quindi l'idea è un po' che chi vince quel titolo lì possa avere una chiamata, no? Quindi prenderemo due ottimi prospetti internazionali e due ottimi prospetti italiani, che se dovessi fare il matchmaking oggi, vi dico la verità, vorrei, non lo nascondo, vorrei Pietrini e vorrei Melillo a giocarsela con due che invece non vi dico, che però ho già in mente, europei, che credo possono essere due prospetti USC, proprio la chiamata immediata, vincendo quel torneo lì tutto in una notte. E sono abbastanza convinto anche che la stampa americana, o comunque la stampa, diciamo, importante in Europa, il May Viking o qualche sito inglese, eccetera, o i siti polacchi, che sono sempre molto attenti al Venator, sono convinto che ci danno una mano. Appena annunceremo questa roba, credo che... No, senza arrivare, secondo me, ai passi del Venator 3, che, ripeto, sul breve periodo vedo inarrivabili, però andrà bene, credo. Quindi succederà questa cosa. E Pietrini potrebbe essere, come ho detto, insieme a Melillo 1 e 2, sempre che
voglio dire, magari Melillo adesso al Cage Warriors vince, io lo spero, e magari il Cage Warriors lo manda, non so, a rematch contro un super il titolo, chi lo sa. Quindi sono robe che potrebbero succedere, che comunque Gianni è un altro di quegli atleti italiani, sono tanti gli atleti che sento periodicamente, anche Gianni è uno di quelli. Nel mio piccolo gli ho dato una mano con Cage Warriors, nel senso che parlando con Jan Dean mi aveva chiesto un atleta per questo match con Mosembari, essendo i miei welter entrambi impegnati, e forse Paternò sarebbe presto per un match di quel tipo, Pietrini avrebbe potuto affrontarlo. Ho segnalato Melillo e devo dire che Jan Dean immediatamente ha contattato su mia indicazione Marco Santi, si sono messi d'accordo e il match si fa. Così, vi ho detto anche questo dietro le quinte. Ottimo. E poi gli ultimi incontri, cosa c'è? Il catchweight? Allora, catchweight, Paternò, Belluard. Intanto perché è catchweight? Perché è catchweight? È catchweight perché Paternò combatte nei 77 e Belluard combatte nei 70. Ora fa un po' ridere perché il catchweight è a 76, quindi alcuni potrebbero dire che... Tenete presente che Paternò è un atleta molto particolare, nel senso che è un atleta di quelli un po' come Gunnar Nelson, no? Cioè, non taglia il peso, cioè dimagrisce, in realtà Paternò pesa di più, peserà penso un 80 kg, però capite che il 77 non li fa tagliando il peso, di 70, fa la sua bella dieta e arriva lì. A quanto pare però, non avendo molta massa grassa, fatica a fare la dieta, quindi per lui sarebbe l'ideale disidratarsi, ma essendo lui e il suo coach contrari al taglio del peso, quindi al processo di disidratazione, faticano a fare il 77, perché quei 3 kg li perde così. Quindi in realtà questo qui è un catch weight che si sarebbe dovuto fare a 74-75, ma per Paternò è impossibile, perché non facendo lui il taglio del peso, non so se avete visto com'è fisicamente, non ce la fa. Sì, la sua struttura è quella, no? Più in basso di così è deleterio. Esatto. Quindi dovrebbe fare il taglio. 168 libbre, praticamente. Quindi è stata una lunghissima trattativa, perché i due si vogliono affrontare da tanto tempo. Credo ci sia una bella rivalità sportiva, ovviamente, tra i due e anche tra i due team, cioè tra il Garcia Amadori, MMA Atletica Box di Garcia Amadori e lo Stabile Fight Team, e hanno due record simili, no? Perché su Sheldon Paternò 6-1, Belluardo 6-2, e non vedo l'ora, perché Paternò principalmente l'ha conosciuto prima come grappler, ma per chi l'ha visto nel match con Botti, che tra l'altro c'è il video sulla pagina di Venice Combat Event, nel primo round ha piazzato tipo 3 ginocchiate saltate, non ha avuto paura a scambiare a viso aperto. È un nuovo Paternò, molto evoluto dal punto di vista dello striking. E Belluardo lo sappiamo, cioè comunque quando colpisce, intanto c'ha l'istinto killer, che è una cosa non da poco. Cioè capisce quando è il momento di chiudere il match. E se vogliamo oggi ha soltanto match comunque di alto livello, perché ha perso il match al Bellator contro McKee, che è comunque un fenomeno, AJ. Forse uno AJ ha piazzato un KO l'altro giorno spettacolare. Esatto. E poi ha perso con Lukasz, che è adesso non ricordo il cognome, che è amico di Cacisti. Esatto, Jelcic. Che anche lui l'avevamo visto in realtà. Cioè lui, vabbè, altro dietro le quinte. Lui in realtà, quando abbiamo fatto la docu su Scatizzi, che si allenava da poco all'SPG, Jelcic è stato uno degli intervistati, era presente nella docu. In realtà gli è piaciuta talmente tanto questa cosa che ha cominciato a informarsi sul Venator e ha chiesto in realtà più volte di combattere il Venator. Ci siamo andati poi vicini, poi colpa mia non l'ho preso, insomma non c'erano le condizioni giuste, non l'ho preso. Un po' mi dispiace adesso perché insomma è un bel atleta anche lui. Quindi diciamo, è uno che non fa mancare le finalizzazioni, perché infatti i suoi incontri, a parte il primo, sono finiti tutti sdraiati o a dormire. No, è forte. Quindi davvero credo che Belluardo sia, non lo so, secondo me è un po' sottovalutato in Italia, perché ogni tanto vedo che, ho visto ad esempio quando ho annunciato il match che alcuni dicevano ma Paternò
non lo so, Paternò non ha mai affrontato un atleta di livello internazionale. Poi cioè, Beruardo, dico una cazzata, è un 94, mi pare. Sì, cioè, sì. C'ha 22 anni. Sono tutti e due giovani, cioè 21 anni, 22. 21 Paternò, 22 Beruardo, quindi sono giovanissimi. E non lo so, a me è un match che gasa tantissimo. Poi, chiaramente, come vi ho detto, qui non ragiono da manager, ragiono proprio da appassionato e dico, voglio vedere questo match. Quindi questo. Poi, vabbè, gli altri match della card, ve li dico velocemente, nel senso che la card però si apre con Gerla, che si è visto in un match, in realtà, non trasmesso in TV, nel primo Venator. Comunque ha due vittorie e una sconfitta, l'ultima contro il più esperto Massimo Capusela proprio a Venezia. Al Venice. Esatto, e è giovanissimo anche lui, 20 qualcosa. Galviati invece è ex judoka, anche di alto livello, trials olimpici, poi non è mai andato alle Olimpiadi, è una cosa che so che gli è mancata molto, però veramente per un certo periodo era di alto livello. E ora fa molto bene nel sambo, perché partecipa a mondiali europei, quindi quella è la sua carriera sportiva, no? È uno sportivo marzialista, diciamo, tradizionale. Sì, a tutto tondo. Le MMA sono così una passione che gli è venuta, devo dire forse anche un po' influenzato da me, perché ci siamo parlati molto negli anni, anche quando lui ancora non aveva mai combattuto di mixed martial arts, però ci conoscevamo e alla fine si è lasciato tirare un po' dentro, è rimasto un po' affascinato. È vero che lui prepara i match di Mixed Martial Arts, fa un impegno internazionale e l'altro nelle competizioni di sambo, quindi che è la sua deve attività. Essere semplice, diciamo. No, infatti è un lottatore, ma chi l'ha visto fino ad oggi è un lottatore che si ostina a scambiare di striking, perché la sua sfida è una sfida personale, no? Sì. Però è durissimo, perché anche al Venice... Sì, è durissimo, perché c'è da dire che Galbiati, rispetto ad altri atleti, non è un dopolavorista, non è una persona che si allena, ma fa un altro lavoro, lui fa l'atleta nella vita, quindi essendo nazionale, eccetera, ha fatto sempre quello, quindi è sempre in forma, sempre a posto, tanto è vero che gli ultimi match li ha fatti a 66, gli ho proposto un match a 70, nessun problema, e lui è un 70 naturale, quindi anche il Venator... partecipò come 70 kg naturale, ha perso nei quarti di finale contro Daniel Pilot, però per chi si ricorda quel match, forse pochi, perché magari non molti l'hanno visto, eravamo agli inizi, in realtà lui ha vinto il terzo round contro Pilot, in modo abbastanza netto. Sì, mi ricordo, fu un po' controverso anche, cioè venne fuori molto alla distanza, diciamo. Esatto. Dopo l'inizio, però ecco, sicuramente è uno che non ha problemi di tenuta atletica o queste cose qui, anche se sì, contro... Lui al primo round letteralmente non aveva mai tirato un pugno in una competizione sportiva, quindi sostanzialmente era un judoka messo lì prestato alle MMA. Sì, che in un mese si era messo a fare un po' di striking, questa è la verità. Poi lui aveva fatto dei match di MMA in Messico, in realtà, che non sono registrati su Sherdog, ne aveva fatti due, e si era trovato lì a questo torneo in Messico, aveva fatto due match. Io ho visto i video, adesso non ci sono perché me li aveva mandati lui fatti col telefono, e sostanzialmente lui li aveva trasformati in match di grappling, cioè lui aveva fatto takedown, submission, tutti a casa, no? Tanto uno dice, ma che cos'è? Non aveva grappling, perché non aveva tirato neanche tutte e due vinti, no? E niente, praticamente quando si è trovato Pilot, si è trovato in una situazione in cui voleva scambiare, ma era anche costretto a scambiare. E si è proprio dimenticato di essere un grappler, si è lasciato prendere, proprio questo me l'ha detto, e quindi soltanto al terzo round lui ha cercato di fare qualcosa. Si è fatto un po' trasportare, diciamo. Sì, e devo dire che è una sua costante, però a me, a parte che Mattia è veramente un'ottima persona, anzi se vi capita parlateci, perché è un parlatore da competizione, questo è un po' come me, chiacchierone, però è un personaggio interessante, è uno sportivo vero che può raccontarvi. Poi sicuramente non manca di aneddoti o storie affascinanti da raccontare, perché penso sia uno che abbia girato praticamente ne ha tantissime davvero. E vabbè, comunque questo è un match interessante. Poi l'altro match che fresco dico, sì, bene, mi fa molto piacere annunciare, è annunciato oggi, è Carlo Pedersoli. Finalmente, dopo anni di inseguimento. Carlo Pedersoli, iscrittosi al primo torneo Venator, poi era
in realtà a onore del vero si iscrisse da infortunato, si era iscritto col suo team ed era infortunato perché aveva il legamento crociato rotto, eccetera. Sperava di recuperare, non ce l'ha fatta. Poi vabbè, le vicende ben note tra me, suo allenatore dei tempi e il team, eccetera, eccetera. Insomma, non si è mai concretizzata questa cosa. Ora che lui non è più con Lumun, si è fatto avanti e ha detto io sono disponibile per Venetro, mi sarebbe sempre piaciuto, e ho detto a me sarebbe sempre piaciuto averti come atleta nel nostro roster, e quindi è nata questa roba, che al momento è soltanto all'inizio, ma sono felice di averlo. Contro di lui però, attenzione, perché già oggi ho visto, appena ho pubblicato il match, qualcuno mi ha fatto notare match squilibrato. Avrà storto il naso perché dice 1-1, ma come? Allora, Matteo Capaccioli è 3-2 da pro. Ecco. Allora, se voi andate a vedere su Sherdog provate 1-1. No, però se andate a vedere, ad esempio, su, credo, il database italiano, non è a database, quello lì provate, penso, non so sia 3-0 lì. Allora, fatte la tara, lui poi mi ha confidato di averne perso anche un altro che non è su nessun database, quindi il suo record reale è il 3-2, ok? Quindi in uno è 3-0, nell'altro è 1-1, in realtà è 3-2. Stiamo parlando di un ragazzo che ha 20 anni, 21 anni credo, una cosa giovanissimo, molto molto giovane. Io ho visto i video e vi assicuro che ha delle qualità, poi se riuscirà a svilupparne, ha delle qualità, quindi in realtà non è un match così sbilanciato. È chiaro che Pedersoli è super super favorito. Magari alcuni si chiederanno come mai Pedersoli non affronta Pietrini, non affronta Paternò, non affronta... Perché ci vuole anche una logica quando si fa matchmaking. Nel senso, Pedersoli ha un suo perché, però diciamo così che cerco anche di dare un'identità a Venator a livello di meritocratico, no? L'idea è entri nella promotion, ti presenti, fai un primo match, poi pian piano vai a salire e ti do eventualmente un co-main event, un main event o una posizione più alta nella card. Quindi per questo Pedersoli è più in basso, diciamo così, nella card, anche se sono sicuro avrà molto seguito, perché nell'underground delle mixed martial arts italiane è un atleta che ha seguito, senza ombra di dubbio. Assolutamente. Quindi, però non è così sbilanciato. Poi c'è da dire che Pedersoli, nel momento stesso in cui abbiamo accordato questo match, che non è nato oggi, è nato un mese e mezzo fa, li abbiamo annunciati tardi perché non volevamo cannibalizzare la card di Cesena, quindi è stata una scelta, diciamo così. Ma allo stesso tempo questo match è nato nel momento in cui Pedersoli aveva firmato un altro contratto per un altro match. Poi quel match è stato spostato, era un match più impegnativo. Quel match è stato spostato o annullato, ora non lo so perché è un'altra promotion, e quindi... Cos'era l'incontro con... no, non riguarda Magnum. E non è un incontro che non è stato annunciato comunque. Ah, ok, quindi... Nella maniera più assoluta. Quindi praticamente mi ha detto voglio essere in Venator, però allo stesso tempo anch'io non so bene perché farò un match al mese, mi aveva detto questa cosa qua, e infatti ero un po' titubante anch'io, ed è nata questa roba qui. Quindi da una parte ho Capaccioli che voleva esordire, che vincente o perdente contro Pedersoli valuterò, io personalmente valuterò la prestazione come ho fatto anche per altri atleti giovani, perché poi bisogna anche pensarle così le mixed martial arts italiane, voglio dire, non siamo la USC, bisogna valutare gli atleti e seguirli a prescindere dal loro vittorie, sconfitte, cioè siamo veramente una scena sportiva in formazione, no? Quindi giusto dare l'opportunità ai ventenni, e credo che qualche sorpresa ci sarà. Detto questo, lo ribadisco, Pedersoli è super super favorito, evidente, però io credo in Capaccioli, potrà fare la sua bella figura, poi magari c'è l'upset, ci può stare. Non l'avrei fatto, non avrei messo in piedi questo match se non pensassi dentro di me che un upset è almeno una possibilità, cioè, esatto, c'è. E poi c'è Pietro Penini contro Farquaad Insaidani, sono entrambi imbattuti. La difficoltà nel trovare pesi medi in Italia la sappiamo tutti, Penini non lo vuole incontrare più nessuno, ve lo dico molto chiaramente, non lo vuole incontrare nessuno, cioè dici il nome di Penini e la gente praticamente scappa a gambe levate, è così. No. Quindi l'unico che si è detto disponibile a incontrare Penini in questo momento è,
è fuori per motivi suoi personali, che è magro, che però mi ha detto che quando torna è pronto ad affrontare Penini, ed è un match che onestamente vorrei davvero vedere. E altri sono impegnati, ad esempio a me nella divisione pesi medi di Venator spero di vedere Evasio, che è un Ofrio, che è un fighter che, bello, che in Venator è stato... aveva fatto un incontro con Scatizzi che ho avuto il piacere di vedere, insomma. È abbastanza... mica da ridere, no? Infatti. D'Onofrio da noi è stato un po' sfortunato in Veneto, nel senso che comunque ha una vittoria e due sconfitte, ma le due sconfitte sono state contro Scatizzi e Pietrini, non due qualsiasi. Quindi... e adesso ha 5 vittorie consecutive, infatti sono contento che abbia vinto anche il titolo allo Slam. E... è un buon peso medio, nonostante sia avanti con gli anni. Però sono pochi i pesi medi. Quindi c'è questo Fakhri Din Saidani che si allena con Khalid Mazum, che allena anche Wadia Tergui, anche Schiavolin, anche Pietro Cappelli, anche adesso anche Musigli, ho visto che si sta andando a allenare palazzinamente lì. È veramente forte, cioè da quel poco che ho visto, 2-0 come pro, ha un background da lottatore di un certo livello. Ha uno striking che l'ho visto muoversi, si muove veramente molto bene. Se cercate un po' sulla sua pagina, eccetera, vedete un po' di allenamenti, vi renderete conto che non è un match facile per il nostro Penini. Quindi vediamo, grossa incognita. Ce ne sono parecchi, ecco, di interessanti. Sì, io penso che ci siano molti match incerti nel verdetto, perché anche Main Event, Zecchi, Musardo sono due veterani che, insomma, Musardo ha più esperienza internazionale rispetto a Zecchi, quindi quello è un mega match. Non è per niente scontato che Zecchi conservi il titolo, anzi, poi Main Event e Main Event sono 5x5. Ricordiamo che in Italia l'unico match 5x5 che si è tenuto è stato Botti-Zecchi, e se l'avete visto sapete, non è stato malissimo. Esatto, è stato un brutto no, si lasciava guardare abbastanza, si lasciava guardare. Ma quindi card completa o manca ancora qualche incontro? Per adesso è card completa, nel senso che sono 8, abbiamo pensato 8 match nella main card, che se ci pensate ci sono alcuni eventi USC che hanno fatto tutta la card con 8, no? 8, 9, 10, 12, dipende anche da USC quando annulla qualche match. Non ho intenzione di aggiungerne al momento, perché aggiungere per aggiungere, almeno che non salti fuori qualcosa di pazzesco, no? Quindi se mi salta fuori qualcosa di pazzesco lo aggiungiamo, altrimenti la considero una card solida. E ce lo stai già dicendo che uscirà qualcosa di pazzesco o l'eventualità? No, cioè, il discorso è questo, che siamo in un ambito in cui se domani mi arriva la propostona di un atleta pazzesco che vale la pena economicamente fare l'investimento e anche straniero, lo butto dentro. Ad oggi non ho fatto questo ragionamento perché quello che avrei messo dentro sarebbe stato magari un match di buon livello, ma che non mi vendeva un biglietto in più in Italia. Quindi, in un'ottica Venator vecchia, l'avrei buttato dentro comunque. Ora come ora, ragazzi, non vi nascondo che dobbiamo anche far quadrare i conti, perché certo. non abbiamo fatto un Venator che sia uno in attivo, abbiamo fatto tutti in passivo. Attenzione, potevamo farli in attivo. Molte volte abbiamo fatto in passivo solo perché noi abbiamo esagerato, abbiamo fatto delle cose così, ma per il piacere di farle. È un po' il discorso che facevamo prima, cioè il fighter internazionale di super richiamo, eccetera, eccetera. Esatto. E... non posso chiedere a Frank Merenda di fare mecenate fino a se stesso. Venator ha un futuro se diventa un progetto anche imprenditoriale che sta in piedi. E per stare in piedi, attenzione, ci basta pareggiare o quasi. O anche perderci un po' meno. Non è necessario guadagnare, questo no. Però ecco, i tempi della beneficenza sono finiti. Sì. Poi, sai, se incominciamo ad avere dei risultati come stiamo avendo, di fatto, perché comunque a Venezia 950 persone non sono poche. E a Cesena il posto è piccolino, tu Alessandro puoi testimoniare, quindi sì, per la dimensione del posto andava più che bene. Assolutamente, no, è chiaro. Era sicuramente molto più piccolo rispetto a Venezia. E certo, c'era meno,
posso confermare che c'era meno della metà di Venezia. No, quindi... no, però sai, è fatto in una certa maniera, è un teatro, dà anche un'impressione diversa, ecco, comunque sempre meglio un evento magari un pelo in una location un po' più piccola, però magari vederla bella piena che non il palazzo da 5.000, poi magari è vuoto per metà. Sì, sì, la verità è che se a Cesena si presentavano 100 persone in più, stavano fuori. Esatto. Cioè, quindi non è che, quindi da questo punto di vista è assolutamente un successo, cioè è stata scelta una location per fare una card che fosse una chicca. Questo è, e credo ci siamo riusciti, perché comunque sì, ad esempio un nome che non ho citato questa sera, che è Saccado, Marco Saccado, chi era lì e ha visto il capo che Saccado ha messo a segno su Gratti, e si va un attimo a studiare il personaggio Marco Saccado e quello che ha fatto fino ad oggi Saccado, beh, 3 KO netti, non TKO. Un bel, cioè, proprio un bel lavandino è arrivato. Diciamo. Esatto. Okay. Credo che sia... Io poche volte ho visto nelle mie italiane qualcuno con le mani così pesanti in modo naturale. Saccado ha una storia anche personale interessante. Saccado ha una bella saccagna, come si dice. Che è clamoroso, eh? È veramente clamoroso. Infatti, ma poi ha fatto una botta visto da bordo gabbia, hai sentito soprattutto. Sì, sì, sì. E sarà che ha quella struttura fisica lì che adesso dico una roba, vabbè, assurda, però è la classica struttura col busto così un po' corto, un po' che ricorda un po' Tyson, no? Un po' molto compatto, sì, brevilineo, però esatto, tutto raggruppato. Grande, esatto, potenza nelle braccia, esatto. E va detto che Galatti, chi era lì l'ha visto, è molto migliorato. Cioè, Galatti che abbiamo visto a Cesena per quel rispetto a quello del primo Venator, sembra un altro fighter. È un altro fighter. Infatti, a me sapevo che aveva lavorato tanto per questo match. Sapevo che era un match che era aperto a ogni evenienza. Sapevo che Saccado aveva questa cartella da KO. Devo dire che è venuta fuori... È un po' dispiaciuto per Garatti, diciamo. Mi è un po' dispiaciuto perché, tra l'altro, insomma, tutti i ragazzi che hanno partecipato al primo Venator, un po' si è sviluppata questa cosa, certo, un po' di amicizia e anche... Quindi mi è dispiaciuto. Poi è stato un capo, chi l'ha visto è stato un capo brutto, insomma, è stato... Adesso quando poi verranno fuori le immagini... Per un attimo ci siamo anche preoccupati. I primi 30 secondi non sono stati divertentissimi, diciamo. No, assolutamente, assolutamente. Ecco, una cosa che voglio dire in chiusura sulla card, sì, è che sia su Cesena che su Rimini stiamo lavorando sempre di più sulla sicurezza degli atleti. Questa è una cosa che ci tengo molto. E abbiamo formato questo staff medico, appunto i due medici che hanno seguito Luca Marcantonio e Francesco Pernarella, che ci seguono gli atleti e li seguono anche dopo. Ho subito KO, stanno ricevendo dei consigli medici anche di riabilitazione dal KO e TKO. Questo lo dico con grosso orgoglio perché in Italia almeno non mi risulta che ad oggi nessuno avesse mai fatto una cosa simile, cioè di fornire agli atleti proprio informazioni ben precise su come portare avanti il processo di riabilitazione. Fai questo, 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 questo. Secondo giorno così così, prima settimana così, seconda settimana, terza settimana e via dicendo. Questo perché ci sono degli studi che dicono che i traumi cerebrali, anche se sono apparentemente innocui, si recupera molto meglio per la propria salute e anche per la condizione atletica, molto meglio se si seguono certi protocolli. Esatto. E questa è una bella cosa, bellissimo, veramente. Sì, infatti questa qui è una cosa a cui tengo tantissimo e sono felice di aver trovato due medici... che capiscono questa cosa, non a caso uno dei due è stato anche praticante e quindi capisce esattamente cosa vuol dire e niente, questa è una cosa che stiamo sviluppando, poi spero ci siano presto novità anche su tutti gli altri fronti. Mi dispiace dire che ad oggi non abbiamo ancora sciolto il nodo dell'antidoping, ma quello purtroppo ci ha spiegato anche altri. Come si suol dire, se l'antidoping è un passo, il doping è un passo avanti. E non apro questo discorso, però diciamo che abbiamo un problema grosso, burocratico, che ci impedisce di avere l'antidoping anche se vorremmo averlo. L'avevamo già approfondito durante un podcast. Matteo, probabilmente con Capodanno, se non sbaglio. Sì, con Matteo sì.
Sì. Però la situazione da quando Capodaglio, diciamo così, ci ha aiutato anche a seguire queste cose, io e lui ci abbiamo lavorato soprattutto nella prima fase iniziale, siamo andati un po' avanti, e purtroppo in questi ultimo mese, ultimi 2 mesi, ci abbiamo lavorato tanto, siamo arrivati ad alcune conclusioni. Io adesso ve le dico molto velocemente. La conclusione è questa: prima di tutto, in Italia esiste un solo laboratorio che può fare veramente antidoping, controlli antidoping, abilitato, ed è un laboratorio che è a Roma, ed è il laboratorio legato alla NADO, che è la WADA italiana. E questo laboratorio non può agire per privati, può agire soltanto se viene chiamato quindi sotto il CONI o dal Ministero. Cosa succede? Che noi non possiamo utilizzarlo. E per utilizzare quel laboratorio bisognerebbe essere riconosciuti dal CONI, ma le RMA non sono riconosciute dal CONI. L'alternativa è quindi appoggiarsi a qualche federazione che dice di gestire le Mixed Martial Arts. Il problema è, se il CONI non le riconosce, ma questa ente di promozione sportiva o federazione dice di gestirle, cosa succede nel caso in cui ci sia un evento avverso, diciamo fatale addirittura per un atleta, che ovviamente speriamo di scongiurare, però succede una situazione simile? Vuol dire che, ci è stato spiegato, un magistrato eventuale apre un'indagine e chiede che sport stavamo facendo, perché lo sport delle Mixed Martial Arts non figura nella lista degli sport gestiti dal CONI e delle discipline sportive. Questo è un problema. Quindi come faccio ad appoggiarmi a una federazione di promozione sportiva che dice di riconoscere la Mixed Martial Arts quando in realtà non è così? Punto interrogativo. La risposta è io, onestamente. Hai capito? Cioè, vado a San Marino, vado in Svizzera. Può darsi. Incredibile. No, questo è però veramente un controsenso. Ma lo devi sciogliere il CONI. Quindi io vi dico, altro scoop che vi do, abbiamo chiesto un incontro con il CONI, c'è una persona che ci fa da tramite, che gestisce questo tipo di pubbliche, diciamo, non sono pubbliche relazioni per conto di Venator. Ci stiamo lavorando, sembra che ci sia un minimo di ricettività, hanno chiesto tutta la nostra storia di Venator, ci hanno chiesto la rassegna stampa internazionale di Venator, li ha abbastanza impressionati da quello che so, perché chiaramente erano all'oscuro del fatto che esistesse questa realtà italiana che in realtà faceva parlare all'estero in questo settore, no? Poi i numeri delle Mixed Martial Arts ormai li conoscono tutti, non è vero che chi è in un ambiente sportivo, i media non li conoscono, tutti sanno che la UFC fa grossi numeri, tutti sanno che Conor McGregor genera tanti soldi, no? Quindi in realtà il fatto che ci sia una promotion made in Italy che riesce ad andare alla pari, poi siamo stati anche fortunati in questo, perché abbiamo alcune delle nostre rassegne stampa dove paradossalmente il Venator aveva lo stesso peso, se non di più, di grosse notizie legate al mondo UFC. Addirittura ho alcuni screenshot, poi se vi volete ve li mando, di alcune testate come MMA Junkie, MMA Fighting, che in alcuni giorni particolari avevamo le notizie che erano al pari di, si parlava già, pensate, l'anno scorso, di McGregor Mayweather, no? E questa cosa qua ovviamente impressiona, dici, ma chi sono questi italiani che riescono ad avere questo peso sulla stampa di settore statunitense? Quindi abbiamo suscitato interesse, stiamo parlando, e chi lo sa che non succeda qualcosa. Il problema è che i tempi sono lunghi, quindi insomma siamo 25 giorni. C'è una mezza apertura, sì. Secondo me è una via praticabile. È già un inizio. Sì, assolutamente. Sì. Un'altra via praticabile sarebbe, però qui siamo nel campo quasi dell'idealismo fine a se stesso, non lo so, perché veramente questa è solo un'ipotesi, che però ci siamo studiati tra di noi, e provare a parlare con la Federazione Pugilistica Italiana. Riportando il modello americano, quindi dicendo voi diventate commissione atletica per le Mixed Martial Arts in Italia e lì ci sarebbe già tutto. Come l'ABC, per intenderci. Bravo. Sì, perfetto, chiaro, chiarissimo. Perché i protocolli sarebbero gli stessi. Cioè, quello che manca in Italia è, io adesso, allora, a Cesena abbiamo avuto di fatto 5 KO, tra TKO, KO, eccetera. Tutti questi atleti devono avere una sospensione. Ed è importante per la loro vita e dei protocolli di riabilitazione. Se non ce l'hanno, non c'è nessuno che regola queste cose qua, possiamo andare incontro a una tragedia prima o poi. Perché se tu hai un trauma cerebrale e non lo sai perché è asintomatico,
e vai a combattere, mettiamo, dopo 2 settimane, 3 settimane, come capita anche in Italia, perché ti propongono due, non ti propongono mai un match, ma 2 match te li propongono nel giro di 2 settimane, tu vai a fare, prendi il secondo trauma. Non voglio dire che ci lasci le penne, perché magari non è così, però magari per tutta la tua vita poi potresti avere un problema di tic o dislessia o cose che non sai da dove è arrivato. Diventi come Nino Benvenuti, praticamente. Capito, possono succedere delle cose drammatiche, quindi è importante che succeda questa roba qua, veramente importante, perché non voglio arrivare all'eccesso come è successo in Irlanda, che poi c'è la tragedia e dopo le divise martial arts vengono vietate, però questo rischio c'è. Alex, io ti ringrazio della tua disponibilità, abbiamo toccato tantissimi argomenti, alcuni, specialmente gli ultimi, secondo me molto molto importanti, sì, interessanti. Decisamente. Allora, grazie. No, grazie a te. Grazie a te. Quindi, a questo punto ringraziamo anche chi ci è stato a seguire, vi diamo appuntamento la prossima settimana, un ringraziamento ancora Alex. Grazie a voi, volevo appunto dire che parlo tanto, un filo meno di Micol di Segni, però parlo tanto. vabbè, va bene così, dai, insomma. Se parlano poco non si diverte dopo la gente da scuola. No, infatti. Giusto. No, comunque è stata una puntata molto, molto interessante e molto divertente, anche se non la conosco personalmente, la saluto perché ha detto delle cose interessantissime sui camp americani, eccetera. È stato uno sguardo insider sul campo. A questo punto, visto che ci hai rivelato notizia del giorno, anche Carlo Pedersoli in Venator, bisognerà che ci mettiamo in contatto con Carlo per uno dei prossimi episodi, visto che deve combattere in casa. Abbiamo un bel personaggio. Appunto, no, assolutamente. Alex, ti ringrazio ancora, un saluto a tutti da Alessandro, da Luca e Giovanni. Ciao a tutti, grazie per essere stati con noi. Ciao, grazie. Like a star in the sky, I refuse.